Benvenuti in quest'ultima sessione degli appuntamenti La formazione non si ferma. Questa volta parleremo dell'ultimo quadrante che noi abbiamo chiamato da rifiuto a nuova risorsa, in cui parleremo di fatto del fine vita, del processo di riciclo dei manufatti biodegradabili e compostabili. Ecco, già ho anticipato questo, qual è l'ambito del riciclo del nostro carbonio organico che abbiamo elaborato partendo dalle risorse rinnovabili, il processo della biodegradazione, che a tutti gli effetti è un'azione di riciclo del carbonio, appunto. Che cos'è la biodegradazione? È un termine che si riferisce essenzialmente a un processo in cui un manufatto, una delle bucce di mela o qualunque altro carbonio organico, qualunque altro materiale che contiene carbonio organico, può trasformarsi ad opera dei microrganismi contenuti nel suolo, quindi ubiquitari, in anidride carbonica e acqua e eventualmente un po' di residuo di carbonio organico. Questo processo, affinché sia una caratteristica funzionale di un manufatto, deve avvenire in determinate condizioni. E quindi parliamo di non solo di biodegradabilità, ma compostabilità, ovvero la capacità di un manufatto di trasformarsi in compost, che è questo che io ho preso proprio nell'impianto di compostaggio qua vicino. Il compost è di fatto un fertilizzante che tecnicamente si chiama ammendante compostato misto e consente di fissare il carbonio organico presente anche nei manufatti e quindi nelle prima, dall'inizio, nelle risorse rinnovabili nel suolo, e sarà quindi ulteriormente disponibile a nuove colture per ricominciare il ciclo. Ora, che cosa vuol dire esattamente compostabilità? La compostabilità abbiamo detto che è una biodegradazione in condizioni controllate nell'impianto di compostaggio. L'impianto di compostaggio lavora in 3 mesi, quindi il manufatto deve essere interamente disintegrato, non deve essere più visibile il manufatto. Qui ho portato delle prove a metà che avevo fatto con una scuola. Deve essere quindi disintegrato completamente sotto i 2 mm per entro 3 mesi. La biodegradazione, cioè il processo di trasformazione completa in anidride carbonica, deve essere fatto in 6 mesi, e l'anidride carbonica si deve formare almeno al 90% del carbonio organico presente all'interno di qualunque manufatto, e soprattutto il compost, che si formerà in presenza delle bioplastiche, dovrà avere le stesse caratteristiche di un compost fatto solo appunto con le bucce di mela o di qualunque altro materiale organico. Come si fa a capire se un manufatto è compostabile? Si vede innanzitutto dalla certificazione. Queste certificazioni mi garantiscono che sono stati fatti dei saggi, in particolare della norma EN13432, in cui hanno proprio verificato tutti questi aspetti: la disintegrabilità, la biodegradabilità, la presenza di metalli pesanti e quindi l'influenza dei manufatti all'interno del processo di compostaggio, e hanno detto che questo manufatto in effetti si trasforma in compost. La filiera dell'organico quindi qual è? I manufatti, per esempio questa, il bicchierino di caffè o questa bustina di organico che si era rotta, insieme alla buccia di patata o alla buccia di mele, si mettono nella frazione organica. Il tutto andrà, anche il sacchetto deve essere biodegradabile e compostabile certificato. Noi consigliamo sempre l'utilizzo di un secchiello areato che consente la traspirazione e quindi l'umido si secca e non avrà più cattivo odore. Questo organico poi andrà trasportato all'impianto di compostaggio, si trasformerà in compost a livello industriale, e ne consiglio poi
successivamente l'uso per esempio concimare i propri fiori oppure a pieno campo. Esistono però altri sistemi in cui noi vorremmo controllare questa biodegradazione. Per esempio, se abbiamo un telo di pacciamatura, ovvero un telo che viene usato per il controllo delle erbe infestanti, non vorremmo portarlo all'impianto di compostaggio perché la nostra caratteristica funzionale sarà quella di far fare la biodegradazione nel terreno. E difatti questo telo ha una biodegradazione che si chiama è biodegradabile on soil, nel terreno, e una volta raccolti fragole, pomodori e quello che viene coltivato si biodegrada nel terreno nei tempi previsti dalla coltura. È stato fatto anche un saggio finale per verificare la biodegradazione in mare. In realtà in mare non ci dovrebbe andare nessun manufatto né di bioplastica né biodegradabile né di plastica, a maggior ragione, né di carta, nessun materiale deve andare nel mare. Ma nel caso sfortunato in cui un sacchetto di bioplastica finisca in mare, è stato verificato che il processo di biodegradazione può avvenire entro 10 mesi, un anno. E questo un po' rallegra il fatto che non ha tempi di biodegradazione o di disintegrazione, non produce microplastiche così come fa la plastica. Grazie dell'attenzione.